Buonasera a tutti e benvenuti, capo numero uno, via Gottardo. Eccoci qua, 26 settembre 2024, Coppa Piemonte. Marco, ma voglio dire subito una cosa, oggi è Napoli-Milan. Napoli-Milan, perché Napoli-Milan? Perché i colori dell'azzurro del Re Baudengo e il rosso-nero della squadra del Caselle. Benvenuti a tutti, ai nostri amici tifosi della Re Baudengo, tifosi del Caselle, benvenuti. A Torino piove. Diluvia. Oh. Abbiamo fatto il riscaldamento asciutto, adesso ci facciamo la gara bagnata. Marco, ti interrompo solo un attimo, perché voglio salutare il nostro nuovo tifoso che è in trasferta. Ciao Stefano da Parigi, ciao Stefano, è un parigino, quindi ci guarda anche un parigino, siamo felicissimi, salutiamo tutti i nostri amici, Ciro Carta e anche Stefano appunto che è parigino, quindi è una bellissima località, bellissimo stato, la Francia bellissima. Siamo pronti per far partire il nostro cronometro, ancora un attimo di pazienza, ecco il direttore di gara. Oggi gara bagnata, gara fortunata, ma lo vedremo più avanti. Eccoci qua, quindi questo fantastico 26 settembre 2024, i blu di mister Massimo Masinari, Fabio Conte contro i rossoneri del Caselle. Coppa Piemonte prima categoria. Abbiamo iniziato alle ore 20:30 in tutta Italia, in tutta Europa. Allora, cosa vogliamo dire? C'è la Champions League, oggi c'è anche l'Europa League e c'è anche la Coppa Piemonte. Quindi noi abbiamo iniziato leggermente in anticipo. C'è solo un presidente, un presidente. Eccolo qua, il nostro presidente Pasquale Giglio, che anche lui non voleva mancare a questa prima gara in casa della Coppa Piemonte prima categoria. Noi abbiamo giocato già una volta, siamo andati a giocare con l'STS, non so se vi ricordate, quindi in pareggio, e oggi siamo qua per la seconda gara di Coppa Piemonte. Ricordiamo il regolamento dice che si qualifica la prima, è un girone all'italiana, la prima si qualifica la prima del girone, quindi gara quindi bagnata. Ecco la nostra un'altra parte di curva, c'è anche il nostro direttore generale Roberto Arena, ci siamo tutti, anche alla mia destra ci sono i tifosi del Caselle e i tifosi del Re Baudengo. Come faccio sempre, come farò sempre, saluto chi è venuto a trovarci, quindi la palla è là, Albi? È al limite. Allora, come faccio sempre, come farò sempre, saluto chi è venuto a trovarci, quindi la società Caselle, saluto il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, il mister, la panchina, i dirigenti, i ragazzi a disposizione, il capitano, che appena lo becco ve lo dico chi è. Il capitano del Caselle. E forse è quello che c'è a sinistra, eh? Vedo un ragazzo con una fascia bianca, ma vedremo poi più avanti. Ecco, abbiamo iniziato da circa 3 minuti la diretta di questa bella gara di sport, cerchiamo di prima cosa di non farci male, di divertirci, e non fumate ragazzi miei. E naturalmente saluto tutto ciò che è Re Baudengo, saluto il mister Massimo Masinari, Fabio Conte, Franky, saluto anche Gino. C'è anche Matteo Paun! E c'è anche Matteo Paun! C'è anche Matteo Pan, tanta gente oggi a vedere la prima in casa della Coppa Piemonte. La palla è al limite, vediamo un po' che va. Mamma mia, Faruku davanti al portiere, non la tocca, la palla esce fuori. Quindi al terzo minuto già la prima occasione da parte del Re Baudengo. Ecco qua Tajani, fallo su Tajani, dietro di gara fischia. Punizione, va il nostro capitano Dumbi. Vediamo un attimino come si svolge questa punizione, parte lo schema, lancio lungo, Fiandacca prova ad andarci, la palla limite dell'area è liberata dal numero 5, ancora la palla sulla destra, parte il cross, arriva in area di rigore, attenzione, Matteo Mendez, ed è bravo il difensore a liberare la palla, recupera ancora il centrocampo, eccolo qua il capitano numero 10, salutiamo ancora te, tutto il Caselle, salutiamo anche l'aeroporto, salutiamo tutto, tutti. Pressing del Caselle, libera, prova a partire Mendez, ben chiuso,
La palla tra le braccia del portiere. Quinto minuto 0-0. Ci ripartiamo. Ancora la palla sulla destra per il Casella. Ricordiamo la seconda gara di Coppa Piemonte per la prima categoria. Batte! Prova. E in laterale, anzi calcio d'angolo Nezza. Attenzione, pericolo. Oggi ah sì, Robby, fammi un favore, digli a Enzo se lo parla il tempo. Il tempo, il parere della squadra. Parte il calcio d'angolo del Caselle, fascia destra. Spizzica qualcuno, i numeri sono scuri, è peccato che non si vedono tanto bene, ma anche quelli del Rebaudengo che fanno eccezione. Prova a partire sulla destra Rebaudengo con Otman. Parte Mendez, uno contro due, Mendez prova a fermarsi, interviene il difensore, recupera la palla, ancora prova a recuperarla Mendez, ancora la palla sulla sinistra per Tajani, apertura dall'altra parte dove c'è Fiandaca e la palla ancora liberata. Chiediamo scusa della qualità video, ma la pioggia, le reti, le transenne, i pali e sicuramente ancora Aline, la palla su Matteo Mendez, Fiandaca, apertura sulla sinistra per Tajani, eccolo, vediamo un po' se parte il cross, anzi è quasi un tiro, è bravo il portiere a recuperare. Allora ottavo minuto, eccolo qua Isma, un altro amico del Rebaudengo, un grande amico della prima squadra. Anche lui ha un trascorso con noi, con la prima squadra del Rebaudengo. Adesso dove milita? Nella terza o nella Juniores? Dove gioca adesso? Nella terza o nella Juniores? In terza categoria, se volete vedere il grandissimo Ismail. In terza categoria, Rebaudengo Sempione. Dì che è del massimo. Prova a partire a Fiandaca, fascia destra, fuori gioco di Mendez, l'arbitro fa continuare, ancora il capitano, numero 10 con la fascia sinistra, lancio lungo, esci, la palla rimbalza, alza, vicino Barbiere, recupera la palla. Quindi salutiamo tutti i nostri amici, Gino Carta, salutiamo l'amico Stefano da Parigi, salutiamo tutti, anche Dominici, mi hanno detto che ci segue spesso, Giuseppe Dominici, un caro saluto. Attenzione Fiandaca, spizzica, la palla arriva al portiere. Ottavo minuto, ancora reti bianche, 0-0, questa gara di Coppa Piemonte questa sera contro i rossoneri del Caselle. Tante volte l'ho incontrato anche con altre squadre, quindi mi fa sempre piacere vedere il Caselle. Mi sembra di tornare indietro quando avevo tutti i capelli neri. Mi ricordo con affetto il Caselle, tantissimi dirigenti, saluto ancora tutto ciò che è Caselle. Quindi la palla ancora al capitano che apre dietro per il numero 2, ancora il capitano, partenza dal basso per il Caselle, apertura sulla sinistra. Ricordiamo il Caselle ha 2 punti mentre il Rebaudengo, che ha fatto una gara soltanto, ha 1 punto, che ha ottenuto col pareggio in casa dell'STS. Regola ancora la palla su Matteo Mendez, prova a linea, la palla ancora su Carrasco, la palla però troppo lunga, esce. Riprende la gara, si è ripreso Matteo Mendez, una botta, ma ci vuole ben altro, giustamente. Alla mia destra oggi abbiamo al VAR Alberto Messa, eccolo qua, benvenuto. Buonasera, Alberto. Oggi abbiamo un solo squalificato che è il nostro Federico Messa, è qui vicino a noi in tribuna e quindi non potrà essere presente neanche in panchina. La palla ancora aperta sulla destra, parte il numero 7, attenzione, parte un cross a memoria, attenzione, libera Nezza, Aline lascia la palla ancora a Carrasco, ancora Tajani, apertura su, bella su Mendez, parte il tiro, giro e la palla esce, 11° Matteo Mendez.
Bella l'azione di Matteo Mendez che ha ricevuto una bella palla da Tajani, è nato al tiro di destro e la palla è uscita. Dodicesimo, sempre con la pioggia, speriamo che poi dia un attimo di pausa sia a me che ai ragazzi. Ma più che altro a noi, perché i ragazzi loro giocano. È vero, soprattutto a noi. Dodicesimo, ancora Carrasco, Carrasco prova a lanciare Mendez, però si autolancia, ancora Carrasco in area di rigore, interviene nella difesa. Dodicesimo, non ha fatto una goccia, fino alle ore 20 e 25, alle 20 e 30 è venuto giù il mondo. Fiandacca, Fiandacca, in area di rigore. Ancora Carrasco, Carrasco parte il cross, attenzione! Tiro porco boia di Matteo Mendez! Bravo Matteo, quella ancora boia! Bellissimo il tiro di Mendez, l'unico difetto che era centrale e il portiere era lì. Seconda azione di un certo rilievo per il Reba Udengo di mister Massimo Masinari, Fabio Conte. Tajani va a chiudere, prova a lanciarsi ma non ce la fa, ma recupera la palla ancora Mendez! Mendez, Fiandacca! Fiandacca, non esagerare Carlo, Carlo non esagerare, ancora Tajani, apre per Aline, Faruncu, si lancia Otman, fascia di pasta cross, bravi bravi, Tajani recupera, ancora buona, apertura su Aline, mezza, tiro cross, bravo Claudio. Ancora il lancio lungo del Casele, una grande partita si sta preannunciando qua in via Gottardo 10 a Torino Nord. Laterale battuto, siamo adesso al 14esimo, veramente. Attenzione, un tiro della domenica, ma oggi è giovedì e quindi esce, quindi tutti i tiri fatti giovedì. Io vorrei solo far notare che il nostro dirigente Fornaro ha anche l'ombrello giallo, eh. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Il nostro dirigente del settore giovanile del Reba Udengo, tutto giallo. Occhio! Qua la termina fuori, ha sbagliato il nostro Barbieri. A breve la formazione del Reba Udengo, ma non c'è un attimo di pausa in questa bella partita di sport. Ancora Carrasco si allunga troppo la palla, la recupera il capitano, ancora la palla sulla destra e in laterale Carrasco. Se vuoi tagli chiudo la formazione, Marco, che hai detto? Se vuoi tagli chiudo la formazione. No, ce l'abbiamo, eccola qua, ancora il capitano in deviazione del nostro Fiandacca. Ecco la formazione di oggi: numero 1 Barbieri, numero 2 Otman, numero 3 Tajani, numero 4 Nezza, numero 5 Dumbi, numero 6 Nezza Claudio, numero 7 Carrasco, numero 8 Aline, numero 9 Faruku, numero 10 Fiandacca e numero 11 Mendez. Che curva ragazzi, che curva. A disposizione dei mister Massimo Masinari abbiamo Tromacco, Cioffi, Fall, Gentile, Giordano, Idris, Camarà, Modù, Lamin, Costa e col numero 20 Nizar. Olè! Ancora la palla di coda da Aline, che anche lui è fermo per un problema di squalifica in campionato, oggi può giocare perché questa è Coppa Piemonte. Ancora Nezza prova a partire sul piano di sinistra, fallo di Nezza, giusto fischiare, attenzione, l'arbitro voleva mettere il primo giallo ma lo grazia. Libera Dumbi che oggi prende la posizione del nostro Messa, quindi al centro della difesa. Marcature oggi ci sono Reda e Nezza. Tajani non ancora bene verso Mendez ma non riesce, l'apertura sulla sinistra, la palla aumenta con la velocità del bagnato ed esce. Ecco ancora la palla su Carrasco. Carrasco apre sulla sinistra per Tajani, gliela ridà a Carrasco, numero 7, parte il cross con un po' di fortuna e la palla termina in fallo di laterale, dice il direttore di gara. Un'altra bella azione di Carrasco, ancora laterale va Tajani,
prova a lanciarsi fiandaca, ma chiude bene il numero 6 del Caselle. Eccoci qua, lancio lungo ancora. Salutiamo anche Gino, eccolo qua il nostro dirigente guardaline che oggi è mummificato. Ah no, si muove. Salutiamo anche Walter Passarino che non può esserci, problemi personali. Lancio lungo su Carrasco, la palla però termina tra le braccia del portiere del Caselle. 19esimo, lancio lungo del portiere, prova stop, tiro, porco boia, il tiro è bello, a un esterno destro. La palla esce di poco alla sinistra di Barbieri, una bella azione. Era sulla traiettoria. Era sulla traiettoria, dice il nostro uomo VAR dirigente Alberto Messa. Gira! È un bel rumore questo quarto d'ora iniziale. Sì, 20 minuti veramente alla grande di entrambe le squadre, forse leggermente meglio il Rebaudengo. Ancora Dumbi, un campanile. Guarda su! Tajani, tacco per Carrasco, apertura centrale per Matteo, ma Matteo è ben controllato. Matteo Mendez Aline non controlla, Teppone, parte il capitano, lancio lungo sulla sinistra, va a chiudere qualcuno, la palla termina abbondantemente fuori dal manto sintetico del Rebaudengo, quindi il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto, attenzione al limite dell'area, il Caselle, tiro, gol. Ha segnato il capitano, è sicuramente una punizione studiata. È una cascata, chiediamo scusa, incominciamo a chiedere già scusa adesso per quello che potete sentire. Cosa dobbiamo dire? Abbiamo preso lo stesso gol che abbiamo preso domenica. Sì. Stesso gol subito di domenica scorsa, un calcio d'angolo battuto corto. Quindi 1-0 al 21esimo. 1-0, quindi un calcio d'angolo battuto con intelligenza. Matteo Mendes fuori. Avete visto un calcio d'angolo battuto veloce, battuto al limite dell'aria, un tiro che si è insaccato alla sinistra di Barbieri. Sicuramente un calcio d'angolo studiato. Aline sbaglia, riparte ancora il Rebaudengo che riesce a fermare, ancora Reda sbaglia anche lui, la palla recuperata ancora da Nezza. Alla prima azione ci ha punito il Caselle e questo è il calcio. Ancora la palla da linea, prova l'apertura su Fiandaca, riparte dalla sinistra il Caselle, ma è subito bravo Ottman a fermare l'incursione sul filo del laterale, la palla va ancora sul Caselle. 1-0 quindi al 21esimo, alla prima azione ci ha puniti su calcio d'angolo, abbiamo perso una palla a centrocampo, è fallito il contropiede del Caselle, da qui è nato il calcio d'angolo e il gol su calcio d'angolo. Continua la maledizione. 23esimo quindi, siamo già sotto, mannaggia, abbiamo fatto due grandi azioni, prima con Faruku e poi quell'altra con Mendez, e ci ha punito subito la situazione. Ancora la palla liberata male da Rebaudengo, la palla termina in laterale. Ma tutto il laterale, c'è anche una leggera nebbiolina, ci abbiamo tutto oggi, pioggia, neve, grandine, nebbiolina, ci manca solo un terremoto. Il vento ci manca. Laterale per il Rebaudengo, dice il direttore di gara, no, sì, boh. Il direttore di gara va a fare due chiacchiere con la panchina del Rebaudengo, eccoci, c'è mister Massimo Masinari, Fabio Conte, Franchi, tutti in piedi a spronare la squadra. Panchina bella nutrita e bella calda che sta caricando i ragazzi in campo. Ancora Mendez che si muove da una parte all'altra, anche Fiandaca provano. Parte il portiere con lancio lungo, va a chiudere Reda, recupera la palla ancora Ottman, fascia destra, parte Ottman, ancora la palla recuperata dal Caselle però.
po' di confusione. Dietro la piglia si svolge del gioco. Fallo del Re Baudengo, riparte il Caselle, 25esimo, il primo quarto di gara se n'è andato e ci ha lasciato un gol su calcio d'angolo buttato sulla sinistra. Una rasoiata che ha aumentato la sua velocità con la pioggia, col terreno bagnato. Adesso un'altra punizione per il Caselle. Eccolo qua, parte cross, Reda mette il corpo, libera Faruku. Ancora l'apertura sulla sinistra per il Caselle, ancora un cross di destro, attenzione! Tajani copre in laterale, bravo Tajani! Poteva forse farla scivolare fuori. Laterale battuto, la palla arriva in area di rigore, spizzica Nezza, spizzica anche Fiandaca. E la palla termina in fallo di fondo. Mendez, Tajani va a chiudere il numero 2, la palla però è ancora lì, ancora Mendez, Tajani, ancora la palla occupata da Carrasco. Aline apre dietro per Dumbi. Faruku lascia scivolare la palla, che acquista velocità ma la riconquista ancora Faruku, che apre per Aline centralmente, apertura dietro per Reda che spazza via, prova a fiandare col corpo, ma ancora la palla lì su Aline. L'arbitro fischia un fallo a favore del Re Baudengo. Battuta veloce la punizione, la palla ancora al Re Baudengo. 27esimo, primo tempo, Coppa Piemonte, parziale 1-0 per il Caselle. Stanno arrivando ancora i pullman, particolarmente la pioggia, il traffico. Sbaglia Ottman, sbaglia perché la palla era più indietro, vediamo un po' se gliela fanno ribattere, no. L'arbitro fa il controfallo perché ha guadagnato tanti metri, quindi riparte ancora il Caselle con il capitano che apre centralmente, la recupera ancora però il nostro Carrasco col numero 7 che prova a aprire sulla destra, ancora Carrasco, ancora però recupera la palla al Caselle, ancora il capitano centralmente, va a chiudere Aline, fallo di Aline, qualche dubbio. Nezza, la palla su Aline, Aline sbaglia, recupera la palla del capitano che apre sulla sinistra per il fluidificante di sinistra che guadagna ancora una posizione, va avanti ancora, apre sul centralmente, va a chiudere. Ancora Tajani, recupera ma non serve Mendez, ancora la palla centrale. Ancora la palla recuperata da Aline che serve Fiandaca che adesso arretra un pochino, apertura sulla sinistra per Tajani che apre bene il petto su Carrasco, Carrasco, Mendez. Madonna però! Trentesimo, sempre 1-0 per i rossoneri del Casella, palla arriva nel rigore, libera il difensore, ancora Nezza con la testata, ancora Tajani qua. Apertura su Matteo Menzez, ancora al limite però, ancora la palla su Carrasco, Carrasco. E alla fine spazza il Caselle, libera la linea al parroco il nostro Dumbi. Riparte ancora il Caselle, fascia di sinistra, trentesimo adesso, apertura sbagliata, Tajani di testa su, ancora qua sulla destra il Caselle, va a chiudere Aline, va a chiudere anche batti e ribatti, non è un grande momento di calcio, molti errori da una parte e dall'altra, ancora il capitano parato dietro per il collega di reparto, ancora il numero 10 abbastanza defilato sulla sinistra, libera fuori dall'impianto, no, la palla resta nell'impianto perché grazie all'albero. Laterale per il Caselle,
E la palla termina a fondo campo. 32esimo, sempre 1-0 per i rossoneri del Caselle in questa Coppa Piemonte. C'è la Champions League oggi, c'è la Europa League e c'è anche la Coppa Piemonte, quindi dobbiamo fare delle scelte, come vi avevo detto. Molti sono qua, ma molti sono rimasti a casa, forse la pioggia. Laterale per il Rebaudengo, va Tajani, Carrasco, Piandacca, prova a lanciare Mendez, esce portiere. Lancio centrale, ancora palla acquistata dal Rebaudengo, va ancora Aline, Aline arretra pericolosamente con tutto terreno, lancio lungo di Dumbi, prova a partire Matteo Mendez, in laterale il bravo difensore centrale del Caselle, ancora Tajani, lancia ancora Mendez, ancora Tajani. Apre per Aline, attenzione Aline! Matteo Mendez apre sulla destra del Fiandacca, non tiriamo neanche se c'è. Parte Otman e la palla. Attenzione, ammonito Reda per questa trattenuta reiterata. Prolungata e reiterata, quindi reiterata. Ammonito. Arrivano cibari di tutti i profumi, di tutti i gusti. Ammonito Reda. Sicuro? Sì. Sei sicuro che fosse Reda? Sì. Reda. Allora, 34esimo minuto Reda, punizione, vediamo se il Caselle organizza qualche altra. Va bene. Qualche altra invenzione su questa punizione, vediamo un po', parte il numero 10. Mamma mia, anche questo è abbastanza difficile, il terreno era veramente una cannonata che ha preso anche il terreno, quindi ha anche acquistato velocità, rimbalzava davanti a Barbieri, quindi non era facile. Bravo Barbieri, 35esimo, Tajani. Bravo Tajani. Matteo Mendez, fascia di sinistra. Niente, non la passiamo e non tiriamo, ancora la palla su. Tira! Ottimo, tiro no! La palla esce di pochissimo, nessuno ha messo il piede. Tiro di Ottman, 35esimo. Immensa fondo campo del portiere del Caselle, la palla supera il centrocampo e va a finire a sinistra dove c'è Reda che ha un giallo pendente. Guarda, gli dice palla per il Caselle. No, poi ci ripensa. Palla contesa, palla alla difesa. Palla alla difesa. È un must, è un classico questo, Marco. Va adesso Reda, 36esimo. Il Rebaudengo c'è, solo che secondo me è un po' sfortunato e tira un po' poco, secondo me. Poi posso sbagliare. Libera Dumbi. Ancora Fiandacca. Fiandacca. Carrasco. Apertura sulla sinistra per Tajani. Aline in area di rigore. Tiriamo, non tiriamo mai, ragazzi miei, non tiriamo. Messa del portiere, la palla però termina in fallo laterale, recupera ancora il Rebaudengo di mister Massimo Masinali che sta ancora spingendo la squadra. Temperatura anche freschina, vedo che molti saltellano anche. Ancora Mendez prova a partire ma è ben chiuso dal difensore, qualche protesta ma l'arbitro dice rialzati Mendez, rialzati. Ecco altri pullman che vanno vengono, anche quest'oggi sicuramente è un buon incasso, non è il record perché la pioggia ha fermato parecchia gente. Batti. Ancora Dumbi che apre per Carrasco. Tutto regolare ragazzi, non protestiamo, prova Fiandacca a fermare la palla, niente. 38esimo, sempre 1-0, ancora lancio lungo, ancora Dumbi di testa in laterale,
Ricordiamo i nostri social Facebook e Instagram, eh? Basta scrivere Rebo Dengo prima squadra, troverete di tutto, troverete anche i link delle gare passate dell'anno scorso, di 2 anni fa, troverete le foto, troverete qualsiasi cosa che si può trovare in un social, lì c'è. Troverete anche lì la pioggia, la pioggia, il vento. Attenzione, ancora il tiro e la palla per la seconda volta va a finire nel campo del padel, già il secondo, Doveva prendersi i palloni. Quindi se andate in campo del padel qui dietro al Rebo Odengo trovate 2 palloni. Barbieri, rimessa da fondo campo, 39esimo, mannaggia, quella l'unica azione che ha fatto di rilievo, ma no, ha fatto anche la punizione, in effetti è vero, il Caselle. Ancora la palla qua, Reda, Nezza, Tajani. Attenzione, Nezza, tutto buono, dice il direttore di gara, arriva la palla su Barbieri. La palla ancora qua sulla zona di Barbieri. Palla lunga. Ancora la palla su Nezza, un esterno, la palla termina fuori. Parte cross, arriva direttamente tra le braccia di Barbieri, quindi questo laterale non ha avuto esito. Barbieri, si sta scaldando qualcuno nella panchina del Caselle, eccolo lì in fondo, lo vediamo bene. Lancio lungo, ancora su Carrasco. Carrasco, vediamo un po' se tira, niente, tira! Oh, meno male. Scusate l'urlo, ma ci voleva. Parte cross, attenzione! Fiandaca! Non va! Non fatela rimbalzare sta palla! L'ha toccata con Pinocchio, che sono sicuro! Imparo le regole! Lancio lungo del nostro Barbieri. Ancora il difensore che chiude bene, ma ancora Carrasco, prova a lanciare Fiandaca. Dalla parte opposta, ancora Ottman. Tira! Oh, bravo Ottman! Bene Ottman, che è partito dalla sua area di rigore e ha tirato, giusto. 42esimo, Aline prova a lanciare a memoria, tocca il difensore, guadagniamo un altro laterale. La palla su Carrasco in laterale o calcio d'angolo? Questo lo vedremo, laterale, laterale. Lateangolo. Tajani. Vediamo un po' chi entra. Spizzica Fiandaca, la palla termina tra le braccia del portiere. Libera il portiere anche lui, un bel lancio lungo che supera il centrocampo. La palla però riesce a recuperarla il Caselle. Attenzione! Recupera ancora Ottman. La palla in laterale per il Rebo Odengo. È un buon Rebo Odengo. E anche un buon Caselle che oggi stanno veramente facendo una battaglia. Una grande gara, una grande battaglia calcistica, sì. Prova ancora Mendez che combatte con 3 ragazzi della difesa. Ancora Aline, fallo da dietro, l'arbitro fischia. Punizione, va Dumbi. Allora questa punizione. La battuta male la punizione, però la riacquistiamo con Tajani. Mendez, ancora la palla recuperata dal capitano del Caselle che prova a lanciare l'amico collega dalla parte opposta, ancora Dumbi. 43-50. La palla su Fiandaca, Fiandaca in laterale. Aline, Nezza, lancio lungo, chiama la palla al portiere ma non gli arriva, ancora la palla su Fiandaca, 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 tiro! No! Abbiamo vista dentro questa stupenda azione di Fiandaca al 45esimo. Mamma mia, mamma mia.
Peccato. Bentornati, secondo tempo nel periodo non collegato, il direttore di gara non ha dato neanche un secondo di recupero, quindi siamo negli spogliatoi esattamente al 45esimo. La notizia più importante è che ha smesso di piovere, almeno incrociamo le dita. Solo sotto le fresche frasche. Abbiamo vicino a noi anche Federico Messa, quindi abbiamo la famiglia Messa completa. Eh? Al VAR Alberto e all'AR a Fede. Ancora la palla, ecco allora in questo secondo tempo il Revodengo azzurro attacca da sinistra verso destra, mentre il Caselle parte opposta. Parziale 1-0 per il gol su calcio d'angolo, non mi ricordo se era il 20esimo circa. E ammonito nel primo tempo Reda. Vedo che si sta preparando qualche cambio. Due ragazzi si stanno scaldando, anzi quattro vedo. Due ragazzi nel sole, il college. La palla ancora sulla destra. Vediamo un pochettino chi va. Cade a terra il ragazzo del Caselle, ma l'arbitro dice laterale per il Revaudengo. Allora, si stanno preparando i cambi, vedo che già stanno volando i numeri, vediamo un attimino a breve i futuri cambi nelle file del Revaudengo, mentre il Caselle ancora, a parte a scaldare qualche ragazzo, non ancora nulla di particolare. Si prepara Reda, colpisce di testa, la palla ancora seguita dal capitano. Dai Faro, dai Faro! Apre qua sulla sinistra. Ricordiamo il parziale 1-0 per il Caselle in questa Coppa Piemonte, seconda gara. Ricordiamo il regolamento, è un torneo tra virgolette all'italiana, anche questo. Passa la squadra che avrà più punti, al momento appunto è il Caselle che ha 4 punti, il Revaudengo 1, l'STS 1. Due, chiedo scusa. Dai Ali, dai Ali! Coppa Piemonte, prima categoria. Via Gottardo, fallo di Fiandaca. Notiamo ancora tutti i tifosi del Revaudengo, i tifosi del Caselle, i tifosi neutri, quelli che non tifano né Caselle né Revaudengo, ma vogliono divertirsi insieme a noi, insieme a questi tantissimi spettatori che sono qua. Ecco un altro pullman che sta arrivando, eccolo qua, bravissimo, c'è ancora qualche posto. Parte adesso il numero 10, il lancio lungo, una di rigore, libera Tajani, la palla su Carrasco che libera. Ecco Mendez abbastanza isolato, recupera la palla, e ancora il Caselle, parte un cross, attenzione, recupera il nostro portiere che apre sulla destra per Ottman. Prova a lanciare dritto per dritto, ma la palla recuperata dal portiere. Dumbi apre sulla destra per Ottman apre centralmente per Aline. Carrasco, Aline. Prova il lancio sulla destra per Ottman. Ancora Ottman. La palla esce. Ancora, dai! La palla in laterale. Ricordiamo domenica alle 14.30 qui un'altra gara di grande calcio, se volete esserci, contro l'AIE. Quindi è un altro appuntamento di campionato, la quarta di campionato qua in via Gottardo. Laterale sbagliato. Laterale per il Revaudengo va Faruco in mezzo per Fiandaca. Prova Carrasco, ancora la palla qua sulla fascia. Mendez. Porco boia, palla finisce in laterale. Mendez, mi si taglia. Sesto minuto, nel Revaudengo si sta provando, lo meriterebbe secondo me il pareggio perché stiamo dominando. Non stiamo demeritando. Recupera ancora il Caselle sulla fascia di sinistra. Bravo Reda! Dai che ora! Dai che ora! No, eccolo qua! Bravo Reda! Te lo mangi Reda!
palla bagnata, abbiamo anche difficoltà a rinviare, la palla ancora al limite dell'area, libera il difensore, apre sulla destra dove prova a partire il Caselle. Ancora nessun cambio, stanno studiando sia Fabio Conte che Massimo Masinari eventuali cambi. 1-1. Tutto il laterale, ancora la palla su Tajani che spazza e guadagniamo un laterale. Con una tranquillità olimpica si batte questo laterale, apertura qua sulla sinistra per il Caselle. Ecco il numero 3. Va a chiudere Ottman, bravo. Bravo, bravo. E spazza. Bello lo stop del Caselle col numero 8 che apre centralmente per il difensore centrale, qua c'è il numero 5, mi pare di vedere. Apertura sulla sinistra, ancora il numero 8. Ancora il numero 9, prova a partire. Si Reda, si Reda! Bravo, fallo su Reda! Mi prendo non collegato, due cambi, sono usciti Tajani e Carrasco ed è entrato Fall e Nezza. No, è Nizzar. Ah scusate, bravo, Nizzar. E oh ragazzi, la pioggia. Anche però loro tra un Nizzar e Nezza. Ci sta, ci sta. Ci sta l'errore, dai. Cioè chiamiamo cognome. Infatti, chiamiamolo Rossi e Bianchi, sono due cose diverse. Ripetiamo, allora è uscito Tajani e Carrasco, è entrato Nizzar e Fall, minuto 7. Vai Nizzar! No, no, no! Stanno scaldando pure Gentile e Costa, vedo, dalla parte opposta. Undicesimo adesso, con la molta tranquillità si va a battere il laterale. Calcio d'angolo, il direttore di gara sta. Occhio! Calcio d'angolo. Dici che venissero a farlo loro i guardiarini invece di parlare. Sinisa! Ora sulla sinistra il libera, sì! Fase un po' confusa, non riusciamo neanche a liberare con le mani dietro a linea, ancora il tiro del numero 10, ancora un rimpallo, la palla esce, non siamo in un bel momento, la palla ancora nella rigore, arriva il tiro del numero 10, la palla esce, 14esimo. Ancora la palla al numero 3 che sta spingendo il Caselle, non stiamo più riuscendo. Però questa rimessa è brutta come le altre, eh. Ancora la palla sul numero 3. Nezza prova a entrare. Ancora il capitano, non riusciamo a conquistare la palla, neanche a liberare la nostra, il nostro centrocampo, Faruku perde la palla, attenzione, la palla in laterale. Inizio di piccolo, cosa che devono perdere. Quindicesimo. Non riusciamo a uscire dalla nostra centrocampo, ancora Fiandaca prova, ancora la palla riconquistata dalla Caselle, fascia destra. Fallo di fondo. Quindicesimo. 1-0 il parziale, secondo tempo di questa gara di Coppa Piemonte tra i azzurri. Bravo Ali, il re Bodengo. Bravo Ali, bravo Ali. Dai, dai, dai. E i rossoneri del Caselle. Si batte per fortuna la punizione, ecco Dumbi, 17esimo, si profila un altro cambio, vediamo, sta entrando forse Lamin. Dai Pops. Con i pugni il portiere del Caselle, al limite dell'area ancora. La palla è conquistata dal Reda che è rientrato, ancora Nizzar. Tiro cross e la palla termina in fallo di fondo, dice il direttore di gara. Ritmi molto bassi, il Caselle sta saggiamente diminuendo il ritmo della gara. Ancora Ottman,
apertura sulla destra dove parte il laterale del Caselle, va a chiudere Nezza, in seconda battuta chiude Dumbi, ancora Nezza, ancora la palla sul Faruku, guadagniamo un laterale. Ti vali però. Calcio d'angolo, si è ripreso il ragazzo del Caselle, 20esimo adesso, 1-0 per il Caselle. Ha avuto un calo di zuccheri. Un calo di zuccheri chi? Il portiere. Il portiere. Ci dicono così. Guarda che rigore. Con la Fiandaca, parte un cross, libera ancora la difesa, prova. Angolo, angolo, angolo. Angolo, angolo! Non lo so. No? Faruku, la palla termina a fondo campo. Rimessa a fondo campo dal portiere. Eccolo qua. Palla esce. Laterale per il Reba Odengo, 21esimo, stancamente questo secondo tempo. Sì, secondo tempo abbiamo. Peccato che ce l'abbiamo in coppa, non in campionato, non dico così. Ancora la palla sulla fascia. Laterale battuto. Ancora qua sulla destra il Caselle, libera Dumbi. Prova adesso. Fallo su Mendes. Oh, è giallo, dire! Proteste qua sulla tribuna del Reba Odengo. Ha smesso di piovere, per fortuna. Punizione, va a linee. Vediamo un pochettino come si svolge questa punizione. Il direttore che si mette al limite dell'area con l'ultimo difendente. L'arbitro dice si può proseguire, non ha molto il ragazzo del Caselle. Eccolo che fischia lo stesso per la linea. Lancio lungo, fuori gioco. Ben piazzato il direttore di gara, ha visto tutto e quindi fuori gioco. 24esimo, eccoci qua di nuovo, ancora Fall che prova a liberare su Mendez, Mendez apre dietro per Lamin, prova ancora Nezza, apre sulla sinistra per Faruku. Lamin. Dai, 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 porco boia, niente da fare, ancora recupera la palla il Caselle. Si Osman, si Osman. No! Laterale per il Caselle, qualche dubbio. Come sempre è difficile vedere i laterali fuori gioco, quindi a volte l'intuito. Ancora a linea, tiene troppo il pallone, subisce fallo. Palla in movimento. 25esimo, fallo, fascia destra. Parte il lancio lungo nell'area di rigore. Ma no! Fallo in attacco, dice il direttore di gara. Si è girato le spalle. 25esimo, sempre 1-0 per il Caselle. Salutiamo anche, eccolo qua, il nostro Alessandro Vainella. Il numero uno della curva del Reba Odengo, è il numero uno. C'è anche Marco dall'altra parte, c'è tantissimi amici del Reba Odengo qua. L'arbitro perde ancora un po' di tempo e parte un altro cambio nelle file del Reba Odengo. 26esimo, è uscito Faruku ed è entrato Giordano. Attenzione, Nezza non controlla, attenzione, la palla ancora lì, qualche protesta, tiro di 17 fuori. Calcia sempre tu! Quindi al 26esimo è uscito Faruku, è entrato Giordano e questo è il suo esordio in questa stagione. Non aveva ancora fatto un minuto e quindi buona gara anche al nostro Giordano Youssef. Fall, non so con chi ce l'abbia Fall, la palla ancora ricuota dal Caselle con il 17, apre centralmente al numero 20, apertura sulla destra dove sfreccia inutilmente il laterale. Coppa Piemonte questo giovedì sera in contemporanea con le coppe europee, ancora la palla qua dal capitano, recupera la palla però ancora il Caselle qua in fascia sinistra, prova a disturbare Aline, ancora la palla al numero 3 che apre sul capitano, parziale 1-0 di questa Coppa Piemonte per la prima categoria.
La palla termina laterale. Fallo di Lamin è ammonizione giusta, fallo non cattivo, ma il fallo c'è stato. Pigliati da dunque, che cazzo vuoi, ma giocata! Mani nei capelli per il ragazzo del Casella, non so per quale motivo, forse voleva il rosso, il giocatore del Casella, un fallo da munizione giusta, ma niente di più. Ancora Lamin che non riesce a conquistare la palla, ancora il capitano del Caselle, parte ancora la palla su la linea, si allunga la palla ma riesce a passarla a Giordano. Batti e ribatti, 29esimo. Giordano, falla, sbaglia, recupera la palla ancora all'11 del Caselle. Ma vai a... Allora, 30esimo, l'arbitro ha dichiarato rigore, va il capitano a questa punizione centrale, a questa punizione, ecco, ho detto di gara, va andare perché ti consiglio. A Barbieri da rivedere questo rigore. Molto molto dubbio. Gol 2-0. 21esimo quindi 2-0. Altro cambio nelle file di Baudengo. Di un po' esce il numero 10 ed entra il numero 15. Esce Fiandaca ed entra Gentile. Anche lui la prima gara per il... Dai Gentile, dai Gentile! Per il nostro Gentile, la prima gara, lancio lungo, ancora la palla al numero 11, quindi 2-0, un rigore molto dubbio, dicono qua dalle tribune del Re Baudengo, da rivedere, voi che avete la fortuna di vedere questo video in diretta, in diretta no, domani e dopodomani, ancora Gentile, sbaglia. Oh, ma con calma, con calma! 29, anzi 32esimo quindi. Prova a entrare Gentile, Gentile non tira, passa la palla, Nizza, Nizza, Nizza! E il portiere con una fortuna senza senso, perché Nizza non è riuscito poi con la punta a riaprire la gara, mannaggia, mannaggia. Fallo di Gentile. La palla recuperata ancora dalla Re Baudengo, ci sarebbe tempo e voglia per recuperare, siamo solo al 33esimo. Apertura sulla sinistra, la palla però termina in laterale. 35esimo, punizione che sta per battere il capitano, torna il secondo gol del Caselle. Battuta bassa, anche questa è una punizione studiata, la palla termina in laterale. I ritmi adesso si abbassano, veramente molto cinico il Caselle, avrà fatto 4 azioni e 2 gol, molto bravo il Caselle in queste occasioni. Libera Giordano con un campanile, va a disturbare Mendez che lotta col capitano, ancora Lamin, vai, vai, Gentile. Vai, 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 quella palla, vai! Palla ricordata dal portiere. Ancora la palla conquistata dal Re Baudengo con Lamin, prova a falla, ancora niente da fare, ancora Lamin, numero 18, lancio su Nizar, non riesce. Ricordiamo che Lamin è ammonito. 37esimo,
Cambiano le file del Caserne, credo non collegato, ancora lancio lungo, esce Barbieri, recupera la palla. 2-0 parziale, secondo me un po' pesante, non lo merita il 2-0 il Rebaudengo, il calcio è questo. Parte Barbieri verso Giordano che si è spostato a destra, ancora Gentile. Riparte il Caselle, ancora la palla sul numero 17, riconquista la palla però ancora il Rebaudengo con Dumbi che apre su Giordano, si è spostato a sinistra Youssef, la palla esce laterale Caselle, va a chiudere Giordano, la palla ancora lì, rimpallo zona bandierina, laterale per il Rebaudengo, l'arbitro vede bene. 38esimo, sempre 2-0, Coppa Piemonte, secondo tempo, la palla rimane in rigore, spizzica qualcuno. Ancora la palla su Falla che prova a aprire, ma a sinistra non c'è nessuno. Dai Jordi, torna! Rimane a terra Falla, siamo ancora Giordano con la spalla, ancora Dumbi, non c'è nessuno. Bravo Giordano! Copre in difesa, lancio lungo, ancora niente, non riusciamo a servire i nostri attaccanti, ancora numero 18, si libera di Aline, ancora il capitano, lancio lungo su Nizar, Nizar, fallo su Nizar. Minuto 39, si guadagna una buona punizione Nizar, vediamo. Nessuno dietro, falli salire, almeno uno. Vediamo chi c'è sulla palla, chi è? Cioè Giordano può essere? Boh. Vediamo come si organizza il Rebaudengo. Matteo Mendez alla punizione, mi dicono. Parte Matteo, porco boia, mamma mia, fallo in attacco, dice il direttore di gara. O fuori gioco, ma. 40esimo appena iniziato, punizione per il fallo o fuori gioco del Rebaudengo, batte lungo il portiere, la palla a centrocampo, ancora Mendez, lancio lungo in fuori gioco. E il portiere meriterebbe un bel giallo. È in porta, fenomeno! E infatti l'arbitro gliela dà. Tutto il pagliaccio puoi fare. Lancio lungo del portiere del Caselle che è stato ammonito per aver allontanato la palla. La palla termina in fallo laterale, Nezza ancora, 41esimo adesso. Forse un paio di minuti di recupero, ma niente di più. Non ci sono state grosse perdite di tempo, a parte qualche cosa. La palla termina in laterale, anzi finisce proprio fuori. 42esimo, punizione, va ancora Dumbi. Ecco Dumbi che dice tutti avanti, abbiamo ancora tempo e voglia di recuperare, ma è difficile, mancano 3 minuti. Ancora la palla in laterale. 3 minuti più recupero, vediamo quanto ne darà il direttore di gara, la palla ancora data in centro. Fall, si porta la palla fuori. 43esimo adesso, lancio lungo, 2-0 il parziale, la palla arriva in zona Barbieri che recupera con le mani, un rigore e poi quel gol su calcio d'angolo, rigore dubbio come si diceva, il calcio d'angolo battuto con molta intelligenza nel primo tempo. Poi ricordo ancora una punizione, una saetta di punizione del numero 10, poi altre cose non ne ricordo, il Caselle sta comunque meritando il parziale. 43esimo, ancora la palla su Lamin insieme a Reda sono gli unici due con il giallo pendente, ancora Dumbi apre per Fall. Palla viene rimpallata ancora Aline, controlla bene, fallo su Aline del numero 18 che chiede scusa.
43-42, vediamo quanto farà recuperare tra le due tre gara. Cambio battuta, sbaglia anche Giordano. Laterale del Caselle, fallo di Giordano che trascina giù il numero 18, chiede scusa. Gara comunque agonisticamente perfetta, qualche giallo ma nulla di che, agonismo proprio al valore basso basso come piace a me. Va il portiere del Caselle, 44-32, vediamo quanto quanto ci mette il portiere. Ah, dato il recupero, stiamo aspettando anche noi il recupero. Oh, la piscina è di là. Laterale, un attimo ancora di pausa. Minuti, allora, come segnalato anche dal nostro Vainella, 5 di recupero. Ne possiamo fare due. Ancora, sì, si possono fare quanti come si vogliono. Lamin perde la palla, la conquista, ancora Gentile, la palla ancora sulla sinistra. Lancio lungo, esce Barbieri. Giocheremo ancora per 4 minuti, quindi 10 secondi. Apertura su Nezza. Nezza, bravo Claudio. La palla termina però fuori, ancora per il Rebaudengo. Prova a spingere ancora Masinari, ma non ci va tanto a fare una rimessa. Ancora la palla sulla sinistra, ancora Mendez. Mendez, fallo su Mendez. Vai su, Papi. Sali Barbi. Mendez che vuole di nuovo tirare, no, tira Gentile, no, chi tira? Boh. Dumbi. No. Vediamo un po' se Mendez. No, Paul. No, secondo me tira Nezza, vediamo un po'. Claudio. Nezza Claudio, la 46 e 30. Ancora che spinge la difesa. Libera il difensore in laterale, niente, non riusciamo oggi a avere né fortuna né un rimpallo. Ancora la palla in area di rigore, libera la difesa. Dumbi, lancio lungo, falla, prova a partire, niente, Lamin, un rimpallo, Giordano apre su Gentile, Gentile, ma il tacco, libera, ancora la palla lì. Ma che cazzo serve? La palla ancora, oh, la palla liberata. Attenzione, Nezza perde la palla, riparte il contropiede, 2 contro 2. E grande Dumbi in laterale. La palla termina in calcio d'angolo, gettola di gara, una punizione molto veloce. 48 e 36. Salutiamo ancora tutti gli amici del Rebaudengo che ci hanno seguito per questa diretta, salutiamo gli amici del Caselle, salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito, ricordiamo che questa gara si sta terminando, ma domenica avremo la gara di campionato qua contro la IE, quindi se volete esserci. Parte il capitano, calcio d'angolo, libera Dumbi in laterale, il nostro capitano di questa sera. 50 secondi. Non ha rubato nulla, continuo a dire, il Caselle su questa partita, non ha rubato la vittoria, quindi una vittoria alla fine meritata. Ancora la palla in area di rigore, tiro, libera ancora la difesa, ancora la palla lì. Giordano. La palla ancora su Mendez. Mancano 10 secondi, il direttore sta guardando l'orologio, quindi non vuole far recuperare nulla. Ancora laterale per il Caselle, rimaniamo collegati. Ma tutto il laterale, ancora Lamin, ancora l'apertura su Aline, fall, lancio lungo della disperazione, tocca ancora Matteo Mendez, eccolo qua, fallo di Mendez. Ma poi ho visto la palla andarsene subito alla fine. Va bene raga, oh! E al minuto 50 esatto il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, finisce questa seconda gara di Coppa Piemonte per il Rebaudengo. E porco voglia ci sta veramente, perché avremmo forse meritato qualcosa in più, ma il calcio è questo. Oggi vi amo ancora di più.
grande il nostro Alessandro Vainella. Quindi possiamo chiudere il collegamento con questa massima. Per il finale, quindi Reba Udengo 0, Caselle 2. Questo 26 di settembre, le squadre si stanno salutando al centro del campo. Una bella gara, diciamo, nel primo tempo, poi nel secondo tempo, ecco i due cartoni che si salutano. Quindi Marco vi saluta, dà l'appuntamento alla prossima, mi raccomando, domenica siamo qua con l'AIE, non mancate. Alla prossima da Marco, ciao a tutti, un bacione e buonanotte.